Eccolo qui. Vai lì. Le famose... Io sono curioso perché non vorrei che adesso ci venga precluso la foresta e quale fognature, non credo. Diciamo che... Questo potrebbe sembrare uno spoiler per dire che tutto andrà a finire bene, visto che c'è ancora delle cose da fare qua. Però... certezza non ce l'ho. Ah, andate via! Devo andare a salvare mio fratello e tu... non mi fermi... voi non mi fermerete. Non mi fermerete perché in realtà... dobbiamo fare noi il lavoro. Ok. Volevo usare il potere di lei. Forse l'altro è nel fogna, vediamo un attimo. Voi ragazzi mi avete salvato. Dovete andare al casino perché lo stanno per attivare, insomma, il dio del vento. Posso farlo? Ok, mio fratello Silva è ancora là fuori. Lui è andato. Went. Non è, Went non è venuto. No, è andato, sì. Alla stazione. Devo salvarlo. No, lascialo fare a noi. Deve essere, insomma, lì in un flash. Poi ragazzi mi aiuterete? Grande. Quindi andiamo insieme. Allora. Ci sta impiegando così tanto, ma non c'è un cortocircuito. Anche il tizio dei biglietti non è qua, ovviamente. Forse tutti hanno, se ne sono andati. Beh, cosa dobbiamo fare allora? Ah, ma sono, non sai guidare questa cosa tu? Sai farlo? Ok, il nostro, diciamo, padre... Pops, non... nonno, in realtà sarà forse il nostro, boh. Ci ha insegnato come guidare una macchina una volta. Penso che la metro non sia poi così da tanto differente, in realtà sì. Cioè, sono completamente differente, non c'è un volante, non c'è... Ma prima dobbiamo avere un treno. Non abbiamo nemmeno quello. Dobbiamo prendere la via più lunga. No, no, ci sono troppi mostri là fuori. Quando raggiungeremo, insomma, la stazione, potrebbe non più esserci mio fratello ad aspettarci. Com'è? Armstrong, è lui. Sì, oh, papà. Io so già tutto. Venite su. Vi porterò alla stazione. Ma che lo sa? Ma Silva... Silenzio. Pensi che quello abbia importanza adesso? Venite nel treno. Sì, signore. John, andiamo. Si rivolge solo a John. Silva! Dov'è quel ragazzo? Guardando l'effetto carino dei pixel che si muovono sul fumetto.
meglio se insomma non è morto o qualcosa. State lontani, eccolo qua, ho detto state lontani. Sì, bello che non ci attacca, questi stanno qui mezz'ora, non li attacca. Non ho paura di voi, no, sta solo tremando. Semplicemente aspettate finché non arriva mio fratello, che vi insegnerà una lezione che non potrete mai dimenticare. Aspetta, io lo so. Voi volete le mie perle, vero? Quale perle? Male, perché loro sono mie e non ve le lascerò mai. Usciamo adesso. Però no, questi sono tornati insieme, si riuniscono praticamente. Cavolo, dai, non voglio morire, non voglio. Ok, abbiamo rischiato. Fratello Armstrong, sapevo che saresti venuto. Guarda su cosa ho messo le mie mani. Ok, fate silenzio, chiudi la bocca e venite sul treno. Semplificando. Papà? Tu sei lì? Ma perché tu sei lì? Vai sul treno e basta. Che stanno attivando il dio dei venti presto. Non è che magari il ragazzino lo ha sabotato, per esempio, su richieste dell'alter ego di Sam. Il dio dei venti. Aspetta, tu vuoi dire quel dio dei venti? Dannazione, le cose sono più gravi di quello che non pensavo. È tutto normalissimo. Ok, queste pelle ci faranno, insomma, ci renderanno una fortuna. Sapevo che ce l'avresti fatta, fratello. Ma come lo sai che loro sono qui? Loro chi? Niente, mi sono comprato insomma un suggerimento da un certo William. Non è stato economico. William? Lo stesso William che ha fatto per sé una fortuna vendendo quelle belle cose, bei oggetti. L'unico è lo stesso. L'unico William che insomma si è diventato ricco e famoso. Okay, l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è aspettare che le ricchezze insomma vengano da noi. Ma è William che conosciamo noi? In realtà è un misterioso anche lui, in effetti. Impudenti bambini. Neanche ci hanno ringraziato per aver salvato la loro pelle. 1, 2, 3. Gian, sono tutti e tre. Noi dobbiamo tornare alla stanza di controllo. Prima che voi andiate, posso chiedervi qualcosa per me ancora? Può sembrare un po' strano, ma potete insomma guardare, vegliare sulla principessa. Non è che c'ha a che fare con suo nonno questo? Magari ce l'hai programmato sulla base del nonno, boh, non so. Niente, se la principessa sarà in buone mani con noi. John è un combattente, un maestro
E abbiamo anche il punk sonico. E Isabel. Isabel. Perché quei puntini? Cosa c'è che non va? Nulla, nulla, solo state al sicuro là fuori. Salutare. Sono corto di vita, boh, vediamo se ci serve o meno, speriamo di no. 5. Dov'è che devo andare? Uptown? Central Park, no? Qua un attimo. No, no, no. Giù. Qua lo stronzo lo sta facendo. Un rito magico. Ah, è lui che sta consumando l'energia qua. Parcherò un ballo. Caron, senti il mio, la mia chiamata. Voi folli, cosa avete fatto? Siete ancora qui fuori. Tu, punk con i capelli blu, vai alla stanza di controllo. Io non lo porterei là. Non ancora, tu mostruosità. Dannato, ne ho abbastanza, insomma, tu che fai casino in giro. E adesso verrai con me. E anche tu, John, perché le eliche inizieranno molto presto a girare. Dovete farlo in fretta. Sì, ma io lo terrei d'occhio quel tipo lì, perché francamente... No, è qua. Ma qua c'è qualcosa, no? No, un muro. Ecco, tenilo lì così. Quanto lungo ci vorrà? Pazienza lì, pazienza. Lasciami andare, tu folle. Ok, la mia pelle non dovrebbe mai essere toccata da uno come te. Vabbè, calmati, corto, corto. Ok, la... stazione del viale della principessa, la potenza sta incrementando. Ok, la potenza è stata ripristinata nella metro. Alva, siamo tornati. Sapevo che potevo contare su di voi. Quindi cosa stiamo aspettando? Facciamo partire tutto. Lasciamo che la battaglia inizi.
mettiamo che la battaglia inizi, lasciamo che la battaglia inizi. Ok, tutti i sistemi di riferimento a piena potenza. Okay, accendete l'acceleratore secondario. Tutti gli acceleratori sono a piena potenza, a piena velocità. Tutta la potenza è stata mandata alla stazione. Il terzo acceleratore è normale. Ora liberate insomma il blocco di sicurezza. Correzione, qua stanno facendo delle correzioni. Ancora un 20% di voltaggio in più. Qua vediamo finalmente. Eccola qua la ventola. La densità delle nuvole sta andando, 2%. Tutto chiaro, il miasma è stato dissipato. Ce l'abbiamo fatta. Noi ce l'abbiamo fatta. Possibile. No, siamo a casa. È così silenzioso. Io non ho paura di un vecchio miasma. Ok, ripristinata. Ecco qua Alba. Un sex on the beach. Posso vederla di fronte? Voglio John con Alba. Io voglio il mio solito. Ok, un sex on the beach. Ed un praticamente un latte di fragola. Stanno arrivando. E sì. Non hai mai bevuto con i grandi ragazzi? A chi si riferisce? Ah, ok. Dice che in realtà l'alcol, come dire, rovina il suo tempo di reazione. Forse, ok, non hai mai bevuto come i grandi ragazzi, cioè come gli adulti, insomma. Non bere troppo, ok? Io dice ad Alva. Sì, lo so. Ecco qui che mi insegna ancora. Io sono solo. Ehi, Izzy. Cosa?
È passato molto tempo da quando abbiamo bevuto così. Intenso, deve essere. Quando tutto questo sarà finito, noi andremo da qualche parte, ok? Certamente. Possiamo andare, ho sentito di un villaggio a sud, così figo, pieno di libri, documenti. Il nonno ha detto che... rispondere Easter City della tecnologia che ti impedisce di invecchiare. Alva. Tutto ok? Io ho paura, Izzy. Il miasma. Adesso. Ok. Ecco, paura, insomma, impaurita. Cosa sarebbe successo se il vento non avesse funzionato? Non dire cose come quella. Io. E poi è strano, arriva il miasma, lo sconfiggono. E se il miasma appunto è una produzione non di quella fabbrica in teoria, perché quella fabbrica là in realtà crea umani, perché non riprovarci a usarlo, no? Oppure sembra una cosa che più che altro viaggia per il pianeta, cioè come se fosse una nube tossica dovuta a qualche incidente e che se ne va in giro per il pianeta, quindi man mano ripassa poi in certe zone. Io non avrei mai permesso che questa cosa sarebbe successa a te. Non avrebbe mai permesso, insomma. Capitolo 4. La danza della morte. Posso sentirlo? Il mana sta convergendo. Il tempo perduto sta ritornando al mio corpo. Mi posso immaginare che tu stai diventando più giovane. Ma io lo sono. Puoi sentirlo? Io sono di 200 anni più giovane. Mi sento nimble. Mi sento agile come una capra. Allora, è ritornata. Buongiorno, mia cara assistente di laboratorio Sam. È il signor Punksonico. John, guarda, Punksonico è qui.
che ha attivato il modulo dell'odore. Analizza l'odore. Ma cos'è? Come ha fatto? Ha visto l'odore. Cos'è questo? Oh, è Carrie. È solo il mio assoluto favorito. Anche a te piace il Carrie, Mister Pansonico. Così anche Alva, anche lei ama il Carrie di John. Isabel sta facendo un Carrie, no? Cosa, Isabel? Anche Isabel è qui? Ah, Volevo dire, perché Isabel ha parlato così tanto del Carrie di John, che io stavo morendo, insomma, dalla voglia di assaggiarlo. Oh. Quindi vuoi mangiare con noi? Mi devo scusare, ma sfortunatamente sono nel mezzo di una missione di grande importanza. Sai, Alva e Isabel sono ancora nella stanza di controllo. Le loro dita, diciamo così, stanno. Vediamo un attimo. No, ma Tumblr si dovesse i pollici. Vediamo un attimo. Cadute. Vediamo un attimo Tumblr appena. Vediamo Tumblr. Eppure. Sarebbe, e le loro cadute stanno. Rimbombano con incremento, con maggiore fervore. Sono le loro cadute. Ok, loro sperano che i loro fidati assistenti di laboratorio siano così gentili. Ecco, ma secondo me sta parlando degli stomaci. È modo di dire, ma per me stava parlando degli stomaci, l'ho pensato anche subito. Insomma, che noi portiamo qualcosa da mangiare, insomma. Ok, missione accettata. Amblis. Eccellente, eccellente. Quindi ti do un addio. In ogni caso, se durante il viaggio, insomma, avrai qualche problema, non esitare a chiamarmi. Però io ho la velocità del suono. Perché sono il pansonico. Va bene. Vediamo dopo. Avevo capito anche subito, però non ero convinto, e tu? Sullo stomaco alla fine. Ok, abbiamo il bento box di Carrie. La scatola di. Cioè, la confezione di Carrie. John, veloce, John, veloce, sempre John, John. Invece che lì c'è John, John. Il Carrie, sì, ce l'abbiamo, il riso anche. Operazione pranzo iniziata. Il nostro target, il nostro obiettivo, la stanza di controllo. Diciamo. Tanto intero siamo qua. Facciamo un salvataggio.